Il wifi sferico di Sky funziona veramente come dicono? Te lo dico io. Vieni. Recentemente sono passata a Sky con la pubblicità del wifi sferico, il fatto che prendevano tutta casa, ma incuriosito. Quindi ho fatto, ma sì, dai, proviamo. Tanto con la vecchia rete avevo, non faccio il nome, avevo qualche problema. Più che altro, c'ho la casa domotica perché, come sapete, sono un carrozzella e non mi può mancare la linea per giorni e giorni senza accendermi la luce. Quindi questo è il problema principale per la quale abbiamo cambiato gestore. Ora, il problema è che la pubblicità è un attimino falsa. Perché se tu vuoi il wifi che ti prende in tutta casa, non puoi prendere e telefonare. Sì, passo a Sky, ti arriva il modem Wifi che sferico. wifi sferico. Ti fai un attimino, poi sanno come chiacchierà. Però mi preoccupate, c'è la Ginger che ve lo spiega lei come cavolo funzionano veramente ste troiaiate. Perché un po', però poi basta. Metto il modem, collego tutto, faccio per accendere la luce di camera, non c'è rete. Come c'è rete? Ma non doveva prendere in tutta casa. Cioè, la nostra casa è un buco, è 50 metri quadrati. Ora, cioè, tanto per, ragazzi, dai. No, tu devi pagare una tantum di 50 euro più un tot ogni mese per avere gli extender, il wifi extender. I loro. I loro wifi extender, perché raga, vanno bene qualsiasi wifi extender, anche quelli di Amazon a 5 euro. Sì, io li trovo a 5 euro. Se volete sapere come fare ad avere prodotti buoni a prezzi veramente scontatissimi, fatemelo sapere. Non è che sono tirchia, è che bisogna avere un attimo di parsimonia, se no qui veramente. Quindi, miei cari, come vi chiamate? Registi della pubblicità? Vediate Ma di anche essere venditori anche venditori telefonici. telefonici. Vediate di essere un attimo sinceri perché il servizio può anche essere buono. Però se tu mi dici wifi sferico che prende in tutta casa, io con una casa da 50 metri quadri, non credo, sono sicura perché tu mi hai detto che è fattibile, quindi sono sicura di avere la linea in tutta casa. No, non è così. Non Non è il modem. è il modem. Sono gli extender che ti danno. Però ditelo che dobbiamo avere questi extender e dobbiamo pagare in più per averli. Non vi costa nulla. Cioè, dai. Non si chiede di dirlo in pubblicità, ma quantomeno quando fate la vendita telefonica che parlate con l'acquirente, ditelo. Non importa la pubblicità. Ma voi centralinisti e centraliniste potreste un attimino essere più chiari, più corretti e più onesti. La Ginger e lo Scacco vi salutano. Grazie mille e a qualsiasi domanda qua nei commenti.